Ciao a tutti. Ciao. Una domanda, Serena. Ma quando un narcisista fa del male, compie questi atti brutti, è consapevole di quello che fa? Assolutamente sì, è consapevole perché, come ben sapete, il narcisista patologico ha bisogno di approvvigionare attenzioni. Per cui, dopo una prima fase in cui fa innamorare, quindi le attenzioni sono positive, siccome lui si annoia con una facilità incredibile di quello che vive, cosa fa? Passa alla fase B, cioè la fase del dolore. In questo loro che cosa identificano? La forma di amore più profonda, cioè il dolore è l'amore per loro. Dicono: se questa persona sta con me, soffre tantissimo, più soffre, più sta male, più mi ama. Ma non è reale, è falsità. È la loro mente che induce questo pensiero, che ovviamente non è assolutamente e minimamente reale, perché l'amore, come sapete tutti, è gioia e non è dolore. Giustissimo, quindi vi aspettiamo sul sito www.youscelgome.it. Ciao. Ciao!